Gazzetta della Spezia dell'ospedale San Bartolomeo di Serzana, siamo in compagnia di Daniele Castagna, capogruppo PD in comune. Questa mattina un presidio a difesa dell'ospedale, giusto? Sì. Prego. È un presidio, è un primo segnale, è un seme che vogliamo gettare perché dopo 3 anni di governo regionale della sanità dobbiamo verificare che il San Bartolomeo assolutamente ha delle deficienze, delle carenze assolutamente in crescita purtroppo. Io sono come dire, anche autocritico perché non posso negare, prima del 2015 non posso dire andava tutto bene, c'era una sanità splendida, no, assolutamente c'erano dei problemi e delle criticità, però dal 2015 devo registrare purtroppo che sono state create le sovrastrutture, Alisa prima di tutte, un centro di come dire, di costi e di come dire, governo amministrativo di una sanità che assolutamente era inutile, mentre invece dall'altra parte per risolvere i problemi dei cittadini, vale a dire le fughe, vale a dire le liste d'attesa. Io ho una signora che mi ha chiamato l'altro giorno, ha prenotato un attacco al torace e gli è stato dato appuntamento il 9 marzo del 2020. Ora, obiettivamente questo è da segnalare, questa è una cosa che ci indigna, perché ripeto, in 3 anni non c'è stato nessun miglioramento a fronte delle, come dire, dei proclami e degli sbandieramenti di cambiamento della regione. Il presidio da voi organizzato si manterrà tutta la giornata di oggi o... No, questo è un presidio organizzato che ora è andato a chiudersi, perché ripeto, è un primo segnale, secondo me è un primo segnale molto importante. Io non credevo ci fosse così tanta gente che è venuta spontaneamente a questo presidio e soprattutto tante forze comunque sindacali, delle associazioni sono venute, è venuto tantissime forze politiche, non c'era solo, possibile, non c'era solo PD, sinistra quindi, italiana, ma sinistra italiana, ho visto la capogruppo del Movimento 5 Stelle in comune di Sarzana, Federica Giorgi, insomma veramente tante presenze che magari fino a qualche mese fa come dire, non dialogavano assolutamente. E mi ha fatto specie quello che ha dichiarato il rappresentante di un comitato di SOS Sanità Spezzina, che dice ok, effettivamente ci sono delle critiche da fare al, come dire, al centro-sinistra che ha governato la sanità in precedenza, ma ora bisogna guardare al futuro perché l'ospedale rischia veramente di essere depauperato, di essere continuamente depotenziato. Fate una raccolta firme? Sì, è nata anche questa idea della raccolta firme, in un'oretta siamo oltre 100 firme, perché proprio, ripeto, la popolazione mi pare che sia sensibile su questo tema, perché comunque l'ospedale, ecco, anche lì è una cosa che dovrebbe essere valorizzata per il bene dei cittadini, non è che è per il bene del PD o di nessuno. Dovremmo lavorare veramente insieme per il bene dei cittadini e lancio anche, come dire, un assist alla nuova giunta comunale di Sarzana di prendere posizione su questo depauperamento del San Bartolomeo. E visto che loro hanno detto dall'inizio che c'era la possibilità di ragionare insieme su dei temi concreti, su questo di poter ragionare insieme e magari farci sentire un pochettino in regione. Un momento importante anche perché c'è il depotenziamento del San Bartolomeo in corso, il Sant'Andrea Spezia con tutte le sue problematiche di anzianità eccetera, il nuovo ospedale famoso che non prende il volo, sì. E quindi è una problematica reale. Fughe dei pazienti in Toscana, classiche ormai aumentano, e qualche critica e qualche estrapolamento di altre forze politiche come Battistini o anche critiche dai social perché già le precedenti giunte Burlando, regionali e l'amministrazione stessa di Sarzana
non avevano inciso a sufficienza nelle prime privatizzazioni, nelle prime depotenziamenti del San Bartolomeo, come lei ha già anticipato. Sì, però io devo dire che è vero, io sono anche autocritico, sicuramente prima, io l'ho sempre detto anche nelle mie dichiarazioni alla conferenza dei sindaci quando era assessore, non andava bene, però c'era un'idea di sanità, di complementarietà tra San Bartolomeo e Sant'Andrea e Nuovo Felettino, c'era un'idea di valorizzare l'integrazione ospedale-territorio. E vi dico una cosa che è lì, la potete vedere tutti, potete venirla a visitare, la Casa della Salute. La Casa della Salute è stata completata, inaugurata mi pare nel 2013, era un ed è un posto da valorizzare anche quello, che vuol dire, togliere del lavoro inutile al pronto soccorso, quindi valorizzare il territorio. Questa era un'idea importante che è stata portata avanti, magari poteva esserlo fatto meglio, sicuramente, però la Casa della Salute ce l'abbiamo lì, è una bella struttura che Sarzana ce l'ha ed è da valorizzare. Presente anche il segretario provinciale della UIL? Sì. Che io sappia, sì. Era presente? Sì, anche la CGIL, anche le forze sindacali sono venute. Ora io non riconosco neanche tutti, però veramente c'era una grande presenza, e questo secondo me è l'elemento da valorizzare, perché proprio intorno alla sanità si è creato un gruppo oggi che può portare a fare delle proposte concrete, senza cambiare il mondo, ma fare delle proposte proprio per migliorare la sanità spezzina. Un'aggregazione delle forze di sinistra su questa problematica importante si può dichiarare, giusto? Sì, mi sembra. È stata un'adesione buona. È un primo segnale, ripeto, molto importante, e se me l'avessero detto prima avrei detto magari anche non ci avrei creduto, invece è un primo segnale importante, ripeto, e spero che si possa lavorare per ampliare ulteriormente le forze che lottano per migliorare la sanità. Molto bene, grazie, buona giornata. Grazie.